la bocca, facendomi chiudere gli occhi e conducendomi in un altro mondo, mentre il cuore sembrava dovesse uscirmi dal petto per l'ansia incontenibile che provavo. Ma sapevo che ora però non mi importava più nulla. Mi sono svegliato senza sapere se fosse realmente avvenuto o se avessi sognato, ma con la certezza assoluta che se fosse stato un peccato, sarebbe stato proprio un bel peccato. Qui per aiutare la tua. E io non ero dietro proprio della serratura. Allora, diciamo che la tua domanda è opportuna. L'80% del libro parte da verità trovate, nel senso che la corrispondenza, le ricerche, gli atti d'archivio, quello che raccontavano a casa mia, anche quindi la mia memoria. E poi però un po' di fantasia c'è, perché è chiaro, ce l'ho messa dentro per la parte d'amore, ce l'ho messa dentro inventandomi anche un personaggio che troverete che si chiama il suggeritore, che non esiste, non è mai esistito, perché io penso, mi sono fatta l'idea che qualcuno gli abbia dato dei buoni suggerimenti, ma francamente è un'idea mia e in ogni caso non saprei chi. Però ho inventato questo personaggio dietro che gli dava le dritte su come doveva comportarsi e poi che gli tirava un po' per la cabeza quando lui tentava di andare oltre, perché lui è stato poi anche richiamato a Roma, questo lo so appunto per quello che veniva raccontato nella mia famiglia, che è stato richiamato a Roma perché sembrava che avere il cinema fosse fonte di peccato, perché il cinema era buio, era luogo dove potevano avvenire i toccamenti, quindi c'era l'idea anche che i film che si proiettavano potessero essere un po' troppo scabrosi, però non si appaia con la realtà, perché lui il cinema l'ha aperto negli anni 10, quindi che questi ci pensino fino agli anni 40, insomma, e poi se lo sono tenuto fino agli anni 90, c'è qualcosa che non torna. Però queste sono riflessioni mie, io prendo le cose per come sono, ok, è stato richiamato, c'è un articolo di giornale che dice che a un certo punto lo minacciano di trasferirlo in un posto un po' in mezzo ai bricchi, per cui lui fa di tutto per evitarlo e lì probabilmente fa il testamento. Allora, questa, ecco, è una delle pezzetto del giallo. Antefatto, quando tu sei sacerdote, i tuoi beni vanno alla curia quando muori, vanno alla chiesa. Non è, fa parte, l'erede è la chiesa, a meno che tu non voglia lasciarli a qualcun altro, o lasciarne una parte a qualcun altro. In questo caso devi fare testamento. Lui ha fatto due testamenti. Un testamento non è mai stato visto, ovviamente, se non da chi l'ha preso, la persona a cui lo ha consegnato, che poi è stato uno dei suoi esecutori testamentari. Il secondo testamento, che è stato quello valido, era quello che ha lasciato tutto alla Chiesa, sostanzialmente. Quindi questo fa dire che se lui avesse voluto lasciare tutto alla Chiesa da subito, non avrebbe fatto un primo testamento. Quindi il secondo ha modificato sicuramente il primo. E questo fa pensare che nel mezzo sia avvenuto un qualcosa che l'ha indotto a rifletterci sopra. Tra l'altro a casa mia una delle cose che giravano da sempre appesa è una bolla papale di Pio XII che implorava grandi benedizioni su questo personaggio, però io l'ho sempre vista lì appesa, per me la storia era finita lì. Mi ero anche messa in testa che fosse una cosa che gli aveva fatto quando era morto. Poi ho confrontato le date e ho visto che è nello stesso periodo del testamento. O lasci tutto e noi ti mandiamo... Qualche dubbio, cioè sembrava un biglietto di ringraziamento. Non lo so, a me è venuto qualche dubbio. Poi ce l'ho, ve lo tengo.
un po' ecco, queste, su queste cose si maligna poi alla fine, quando lui muore, anche perché muore per una granata, all'inizio del 45 cade una granata sul cinema e Don Venturini viene colpito, viene portato in ospedale, ma qui la storia è importante perché in tempo di guerra vicinissimo a Lugo di Romagna passava la linea gotica, sotto c'erano gli americani, sopra i tedeschi, bombardavano, sono stati lì fermi 8 mesi, qualcosa del genere. E sostanzialmente una di queste granate, probabilmente di provenienza appunto degli americani, è caduta sul cinema, lui è stato colpito e poi non si è più ripreso, è morto. E dopo la sua morte ovviamente è venuto fuori un casino che non finiva più, perché questa cosa dei beni, la sorella minore messa fuori di casa, l'amante spedita, eccetera, è successo solo che di tutto. Io poi come espediente alla fine del libro ho proprio utilizzato di nuovo Brunaso, che è questo personaggio assolutamente straordinario dell'operatore, e Elsa, che era l'amante. Io la chiamo l'amante perché a casa mia è sempre stata chiamata l'amante, ma non in senso censorio e tra l'altro o moralistico, e tra l'altro questa donna poveretta è stata, lei e la sorella minore sono quelle che ci hanno rimesso di più. Oltretutto un piccolo aneddoto molto divertente, siccome era una cugina nostra, venivo ogni tanto a Milano ed ero ospite di mia nonna, si vede che lei per metterla giù un po' dura le diceva: ha detto Don Evaristo che mi lascerà la sua tenuta più bella, e mia nonna le rispondeva: ce l'hai già in mezzo alle tue gambe la tenuta più bella. Questa è seduta sulla sua barca. Ma povera Stella, in realtà poi appunto io l'ho descritta come una storia d'amore perché penso che per lei lo sia stata, per lui non lo so, lo dico sinceramente, e per lei sicuramente lo è stata. E questa cosa del testamento poi invece, dove non so, la sorella minore viene lasciato qualcosa per sopravvivere, 13 polli l'anno, perché sì, sono 12 più uno in più per Natale, 120 uova, si sarà fatta venire un fegato così, e c'è più della legna, del grano, così. C'erano i contadini che ogni tanto passavano a portarle qualcosa a sta donna, quindi passata da una situazione di ricchezza e di grandezza a vivere in condizioni quasi di disperazione. Ecco, quindi alla fine io ho fatto incontrare questi due personaggi che raccontano un po' quello che è successo dopo, perché mi sembrava bello che al di là della sua morte si sapesse poi che tipo di evoluzione avesse preso la storia. Niente, questo è il cinema Venturini. Io mi sono molto divertita a scriverlo, è stato molto impegnativo, mi sono divertita. Ho fatto anche un sacco di amicizie in quel di Lugo di Romagna, dove andavo a rompere le palle spesso, alla biblioteca, in comune. Poi adesso c'è questa bella associazione che si chiama Storie e Memorie dalla Bassa Romagna, che mi aiuterà nella presentazione. È scritta da sola? Sì, sì. Allora, io ho avuto un po' d'aiuto alla fine, che è stato un aiuto importante, da parte dell'editor, perché poi c'è stata la ricerca della casa editrice, io l'ho mandato a 1000 case editrici, poi alla fine loro chiedevano il contributo per pubblicare, perché chiaro, io non sono Isabella Allende numero 2, e quindi cioè, chiedere il contributo vuol dire che ti chiedono di venderne un certo numero di copie, che te le compri e le rivendi sostanzialmente, perché vogliono garantirsi il fatto che tu esca con questa cosa e loro non ci rimettano. Ho trovato però una piccola casa editrice seria e importante, nel senso che di persone che amano il loro lavoro. Dopo quasi un anno, un mese fa, mi ha scritto la terza che voleva pubblicarlo e metterlo nel loro catalogo. E questa me la tengo incorniciata, ma molto gratificato, ma è vicino alla bolla papale. Vicino alla bolla papale, la maestro, bravissima, esatto. Allora,
ho lavorato bene con questa editor perché lei mi ha aiutato